Quello che volevo, che il Signore mi ha messo in cuore oggi di parlare con voi è legato all'ansia, di questi, periodi. Possiamo dire che tutti quanti siamo in ansia per qualche cosa in questo momento. Chiaramente il momento è particolarmente sentito, quello, l'ansia del coronavirus, però non è l'unica ansia. Allora, che cos'è che vi fa stare in ansia nella nostra vita? Sono i vostri figli, il lavoro, il vostro matrimonio, oppure, che ne so, la salute in questo momento sicuramente, la pandemia, certamente. Allora, nel 2018 si stimava che oltre 2 milioni e mezzo di italiani erano affetti da ansia, ansia patologica, un'ansia davvero quell'ansia che fa spendere all'anno oltre 377 milioni di euro in Italia. Una persona ha recentemente twittato questa frase: l'amore ti rende spensierato, l'amore ti rende leggero, l'amore ti rende felice, ma lo Xanax, che è un farmaco antidepressivo, costa meno. Non vogliamo arrivare a questi estremi. L'attuale statistica dice che il 78% degli italiani, delle persone in Italia, vive una situazione di ansia dovuta al Covid e alle sue ricadute sulla famiglia o sul lavoro. L'ansia non ha dei confini geografici e non ha dei confini neppure nazionali. Tutti quanti siamo ansiosi per qualche cosa. L'ansia non nasce a una certa età e non muore e non scompare a un'altra età della vita, così come fanno i brufoli. Non è un qualche cosa che compare nell'adolescenza e finisce con l'adolescenza, o comincia nella vecchiaia e termina con la morte. Cambia nel tempo e siamo in ansia per cose differenti durante la nostra vita. Che so, da giovani possono essere le interrogazioni, da adulti sono i colloqui di lavoro, da maturi sono gli esami dei figli. E da anziani, sono gli esami del sangue, magari quelli nostri o di un nostro congiunto. Lo scrittore Robert Alpert Bock ha detto: l'ansietà è un sottile rivolo di paura che si insinua nella mente. Se incoraggiata, scava un canale nel quale tutti gli altri pensieri vengono attirati. La domanda che ti voglio porre oggi, che ci vogliamo porre oggi, è: come credente è giusto che io mi preoccupi? È un segno di debolezza il mio preoccuparmi? È un segno di mancanza di fede o cos'altro? Ma come posso impedire che i miei pensieri, come dice Block, vengano attirati e vi cadano dentro? Bisogna dire che la preoccupazione è nata con l'uomo, è nata assieme all'uomo. Lo leggiamo all'inizio proprio della Bibbia, in Genesi 3:7, subito dopo aver mangiato il frutto dell'albero proibito, che Dio aveva proibito di toccare. Questa è la situazione in Genesi 3:7. Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e si accorsero che erano nudi, unirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. Ora, perché mai avrebbero dovuto farne? Erano soltanto loro due. Si conoscevano, si sapevano com'erano. Erano soltanto loro due e Dio. Erano preoccupati che Dio li vedesse. E poco dopo, avendo sentito arrivare Dio, il Signore, si nascose tra i cespugli perché erano preoccupati e ha ragione per la reazione che Dio avrebbe avuto alla loro mancanza. Preoccuparsi è umano. Era preoccupato chi ha scritto il Salmo 94 al versetto 19, e che non è Davide. Quando ero turbato da grandi preoccupazioni, il tuo conforto ha alleviato la mia anima. Salmo 94, 19. Era preoccupato Salomone quando in Ecclesiaste al capitolo 2, versetto 22, dice: allora, che profitto trae l'uomo dal suo lavoro, dalle preoccupazioni del suo cuore, da tutto ciò che gli è costato tanta fatica sotto il sole? E
Era preoccupato persino Paolo, il grande Paolo, in Seconda Corinzi, al versetto 28 del capitolo 11, e dice così: oltre a tutto il resto, sono assillato ogni giorno dalle preoccupazioni che mi vengono da tutte le chiese. Ora, la parola che è tradotta con ansia qui è merimna, che significa piuttosto qualcosa che ci distrae da qualcos'altro più importante. Merimna è proprio una distrazione da qualcos'altro, da qualcosa che è più grande. E scusate se ho interrotto il gobbo automatico, eccolo qua. Che ci distrae da qualcos'altro più importante. Il verbo merizzo, che, da cui deriva merinna, significa separare, dividere. È interessante, tra l'altro, in questo versetto, che la parola assillato è epistasis. Ora, qualcuno forse tra di voi ha fatto un po' di studi medici. Se io vi dico la parola epistassi, che cosa vi viene in mente? L'epistassi è generalmente un'emorragia, una perdita di sangue dal naso. L'ansia, secondo Paolo, ci divide, ci separa, ci distrae da qualcosa che è molto più importante. È come un'emorragia che ci toglie forze, che ci fa concentrare su altro differente da quello che stiamo facendo. Per 47 volte nel Nuovo Testamento viene trattato l'argomento paura, l'argomento angoscia, ansia, preoccupazione. C'è un'affermazione con il quale mi trovo abbastanza d'accordo, e dice così: l'ansia e la preoccupazione sono un moderno segno di ateismo. So di avere un Dio potente che ha cura di me, ma in fondo non mi fido e sono in ansia. Infatti, è Gesù stesso che ci dice in Matteo, capitolo 6, versetti 31-32, ci dice queste parole: perciò non siate in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che vestiremo, perché sono i pagani che vivono di queste cose, ma il Padre vostro che è nei cieli sa già tutto quello che vi è necessario. Però lo stesso Gesù dirà in Marco, al capitolo 14, versetto 33: Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a essere spaventato e angosciato. Questo è il momento, uno dei momenti topici della vita di Gesù, è il Getsemani. Gesù sta per affrontare il tribunale, sta per affrontare le torture, sta per affrontare la croce e dice, il versetto è spaventato e angosciato, c'è un'ansia. Che strano, colui che mi dice di non preoccuparmi di nulla, che è angosciato adesso ed è spaventato. Ora, più volte gli ho detto che molte delle emozioni, gran parte delle emozioni che proviamo, l'amore, la compassione, la gioia, la tristezza, le abbiamo perché siamo stati creati a immagine di Dio. E Dio nella sua creatura, in noi stessi, ha immesso le emozioni che lui stesso prova. E Dio mi ha dato anche emozioni che lui non ha, che lui non prova e non ha mai provato e mai proverà, tipo la paura. Dio ha messo in noi la paura che spesso mi serve per non fare cose stupide, tipo camminare sul ciglio di un burrone ad occhi bendati. Dio non ha paura, ma mi ha messo dentro quel sentimento. Tu potresti chiedermi: allora Marco, tu mi stai dicendo che visto che provo ansia e che Dio mi ha dato le sue stesse emozioni, vuol dire che Dio è un Dio ansioso, no? Ansioso che va in ansia? Assolutamente no. Dio non è ansioso, Dio non è mai in ansia. Spesso è preoccupato per come ci comportiamo, ma non va in ansia. Gran parte delle emozioni vengono da Dio, ma certamente non tutte vengono da Dio. L'uomo e la donna sono un misto di essere vivente e essere spirituale, metà naturale e metà spirituale, oppure in percentuali differenti a seconda dei casi.
Paolo spiega molto meglio di me queste cose in due versetti. La prima è di Prima Corinzi 2 al versetto 14 e 15, che dice così: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, e non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. E poi in Romani 7, dai versetti 22 e 24, dice: io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, eccolo l'uomo naturale, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Paolo stesso dice che in noi vivono due nature differenti, apparentemente opposte, e che lottano spesso, anzi, oserei dire sempre, con l'una contro l'altra. Lottano, c'è questa diatriba continua tra l'essere naturale e l'essere spirituale. Da quale delle due nature, allora, vengono le mie ansie? Da dove venivano i sentimenti di angoscia e di ansia che provava Gesù nel Getsemani, quando poco prima aveva detto che non dovevamo avere paura di nulla? Lui stesso aveva detto che non dovevamo temere di nulla, e in questo momento lui aveva angoscia. Ce lo spiega Gesù stesso in Matteo 26 al versetto 41: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. C'è un'altra versione che mi piace, è una parafrasi nella Bibbia della Gioia, che dice così, dello stesso versetto: state svegli e pregate, altrimenti sarete sopraffatti dalla tentazione. Perché senza dubbio lo spirito è pronto, ma il corpo è tanto debole. Che cosa dice Gesù in questo versetto? Gesù dice che l'ansia è una tentazione, e noi sappiamo che se cadiamo in tentazione, ovviamente pecchiamo. Ora, per come la sto mettendo adesso, sembra che Gesù stesse peccando, vero? Perché si preoccupava. E abbiamo detto che la preoccupazione è una forma di moderno ateismo, per cui è un peccato. Allora, se non che per fortuna, se leggo più avanti nella Bibbia, Pietro, in Prima Pietro, versetto 2, versetto 24, tra parentesi, quest'oggi non vi ho dato i compiti di aprire la vostra Bibbia, poi sul sito e sui link a questo video ci saranno tutti quanti i versetti, ne ho messi molti per spiegare la situazione, per cui se non riuscite a prenderli tutti quanti, non vi preoccupate, poi potrete rileggerli. Allora, dicevo, in Prima Pietro 2, al versetto 24, spiega così: Gesù ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Ora, Pietro non stava dicendo una cosa nuova, stava citando Isaia 53,5, e mi ricorda che Gesù ha dovuto caricare su di sé tutti i peccati, compreso quello dell'ansia, perché lui ha vinto anche l'ansia. Perché vi dico che ha vinto l'ansia? Leggiamo assieme il racconto che fa Giovanni, di quello che accadrà pochi minuti dopo che Gesù aveva detto la carne è debole. Giovanni 18, i versetti da 4 a 8. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro, erano arrivate le guardie, per arrestarlo: chi cercate? Gli risposero: Gesù il Nazareno. Egli disse: sono io. Giuda, che lo tradivo, era là presso di loro. Appena Gesù ebbe detto loro: io sono, indietreggiarono e caddero in terra. Egli dunque domandò a loro di nuovo: chi cercate? Essi dissero: Gesù il Nazareno. Gesù rispose: vi ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare. E questi. Ora, questo comportamento non mi sembra di una persona che sia proprio in ansia. Non è ansiosa, anzi, Gesù è volitivo, la sua potenza con cui ha detto io sono li fa cadere in terra. Non è ansioso,
sapendo tutto quello che accadrà, sapendo bene quello che sarebbe accaduto, il tribunale, lo scherno, gli schiaffi, gli sputi, la croce, la morte. Fino a poco prima c'era stato un Gesù prostrato, un Gesù che sudava sangue e per 3 volte ha chiesto al Padre: passi da me questo calice, Matteo 26, 39. Cosa è successo? In che modo Gesù ha vinto la parte umana che era in lui, quella che era in ansia, e ha fatto emergere la parte spirituale, quella che era in lui, del Dio? Vogliamo seguire quello che ha fatto Gesù per cercare di vincere quest'ansia anche noi? La prima cosa che notiamo da quello che ha fatto Gesù è: sottomettiti alla volontà del Padre. Sottomettiti alla volontà di Dio. Ora, Gesù è Dio, ma Gesù è stato anche uomo. In quel momento, la parte umana che era in lui, la parte di uomo che era in lui, emergeva e sembrava avere il sopravvento. Ed ecco che nasceva l'ansia. Stava, come diceva Paolo, distraendolo da qualche cosa di molto più importante, la croce, la redenzione. Era come un'emorragia che gli portava via l'energia. E in realtà Gesù l'emorragia l'ebbe davvero. Sudarono sangue i suoi pori per la rottura dei capillari superficiali. È testimoniato questo dai Vangeli. Per cui realmente lui stava avendo una emorragia di energie da lui. La sua parte fisica lo stava svuotando delle energie che avrebbe avuto. Come ha sottomesso il suo pensiero facendolo obbediente a se stesso? In Matteo 26:39 leggiamo questo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come vuoi tu. Gesù, il Signore in terra, si è sottomesso alla volontà di Dio, il Signore in cielo. La parte umana di Gesù era in ansia, la parte spirituale no. Ora, quando siamo nell'ansia, la prima cosa che dobbiamo fare, la prima cosa che devo fare è sottomettermi alla volontà di Dio. Paolo parlerà di questa lotta dicendo, in Seconda Corinzi 10, dal versetto 3 al versetto 5. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le forze. Poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Sottomettersi a Dio non significa non avere paura, ma piegare la paura e sottometterla a Cristo. Significa pregare: Padre, fa che questo momento passi, ma io mi fido di te comunque. La seconda incoraggiamento che possiamo trarre dal comportamento di Gesù è questo: continua a sottometterti al Padre. Gesù in Giovanni 8, 31 ha detto di noi, Suoi discepoli: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Ora Gesù ci conosce e sa che ci stanchiamo presto. Preghiamo e possiamo pregare una, due, tre volte, ma se non vediamo il risultato subito, l'effetto subito, ci stanchiamo e smettiamo. È per quello che ci dice di perseverare, di continuare ad obbedire ai suoi insegnamenti per essere veri discepoli. Cosa ha fatto Gesù? Gesù non ha pregato una sola volta, non ha detto: Padre, passi da me questo calice una volta. In quella preghiera poi si è sottomesso. Ha pregato questa preghiera 3 volte. Infatti, nei versetti di Matteo 26, 42 e 44 lo vediamo questa cosa che ha fatto Gesù.
dice così: di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la sua volontà. E andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole, per cui non ha pregato una volta, non si è sottomesso soltanto una volta, ma si è sottomesso per 3 volte pur di vincere quell'ansia. Dio ricerca l'obbedienza, non i buoni propositi. Non vuole che tu ti affidi a lui la mattina e poi, se non vedi un risultato, ti disperi e ti senti abbandonato la sera. Dio premia la costanza. Dio premia la costanza. Lo so quello che stai pensando adesso, eh? Marco, quello era Gesù, il figlio di Dio. Mica ti puoi aspettare che io faccia le stesse cose. Infatti, io non mi aspetto che tu faccia le stesse cose. Io mi aspetto che tu faccia cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù. Non lo dico io. Lo sta dicendo Gesù, perché è lui stesso che ha detto, chiedi, che ha detto in Giovanni 14, versetto 12 e 14: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre, e quello che chiederete nel mio nome lo farò, affinché il mio Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io lo farò. Per cui il terzo incoraggiamento che ti faccio è: chiedi l'aiuto di Gesù e tu sarai capace di fare cose più grandi di quelle che ha fatto Gesù. Non lo dice Marco, lo dice Gesù. Se Gesù ha vinto l'ansia, se Gesù ha vinto l'ansia e ha sconfitto l'ansia in quel campo degli olivi, in quell'orto degli olivi, se Gesù ha vinto l'ansia di una morte in croce attraverso l'obbedienza e la fiducia nel Padre, in Dio, cosa possiamo fare io e te di meglio, visto che Gesù ci ha promesso il suo aiuto e che lui è presso il Padre? C'è una storia che ho sentito su una donna che portava una valigia pesante. Era così felice che a un certo punto vide arrivare un autobus su cui doveva salire. E questo autobus, e salì su questo autobus. Lei pagò la tariffa e poi si fermò nel corridoio tenendo la valigia in mano. Qualcuno le disse: signora, perché non mette la valigia sul suo pavimento? A cui lei rispose: sono così grata che l'autobus mi porti, non posso aspettarmi che porti anche la mia valigia. Ora, se hai creduto a Gesù, sei sull'autobus. Dio ti sta portando lungo il cammino. Non c'è motivo per cui tu porti il peso delle tue ansie. Sono già nelle sue mani. Devi posare la valigia. Poggia la tua ansia su Gesù. Se invece ancora non hai creduto in Gesù, o se magari conosci Gesù perché vivi in Italia, perché è tradizione familiare parlare di lui, tradizioni familiari cattoliche, sei stato battezzato, sei andato in chiesa, poi magari l'hai abbandonata, vai in chiesa soltanto per le messe comandate, ma non l'hai realmente accettato come solo Signore e Salvatore della tua vita. Sappi che il suo autobus arriva ogni giorno alla tua fermata, alla fermata che sta davanti alla tua casa, alla fermata che sta dinanzi al tuo cuore. Sali su quell'autobus, salici anche se non hai biglietto, anche se hai l'abbonamento scaduto e anche se non ci sei salito da tempo. Lui è pronto a trasportare la tua valigia pesante. E il prezzo del biglietto verso il cielo è stato pagato da lui sulla croce per te. Gesù ha detto in Matteo 11, 28: venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, ed io vi darò riposo. Poggia la tua ansia su Gesù. Fermiamoci a pregare.
Signore, grazie. Grazie di aver vinto per noi tutte quante le cose brutte della nostra vita. Grazie di aver portato sulla tua croce, di averli bruciati tutte quante le cose che ci fanno male. Grazie di aver vinto anche l'ansia. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me, queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio sottomettermi alla volontà del Padre. Io voglio sottomettere la mia vita. Voglio sottomettere la mia ansia, le mie preoccupazioni, le mie frustrazioni. Voglio sottometterle a te, dartele, scaricarle su di te, poggiare su di te i miei pesi pesanti, le mie valigie pesanti. E soprattutto io voglio continuare a sottomettermi, non lo farò soltanto una volta simbolicamente, ma voglio ogni giorno venire da te e portare a te le mie ansie tutti i giorni, tutti i minuti della mia vita, perché so che tu sei un Dio che è capace di portare le mie valigie pesanti, di portare i miei pesi e di alleviarmi dall'ansia. Ti prego di allontanare da me quell'ansia che mi distoglie dalle cose importanti, che mi fa provare un'emorragia di energie, di vita, per cui io non posso concentrarmi sulle cose importanti della mia vita e invece le concentro sull'ansia. Voglio continuare a sottomettermi a te. E infine, Signore, io chiederò l'aiuto di Gesù, il Signore in terra, il Dio della pace, colui che ha promesso di darmi riposo, colui che mi ha promesso che il suo giogo è lieve. Voglio chiedere l'aiuto, anzi in questo momento, Signore Gesù, io ti sto chiedendo aiuto per portare la mia ansia. So, Gesù, che tu sei tornato come Spirito Santo, per cui in questo momento lo Spirito Santo è vicino a me e io ti chiedo, Spirito, di aiutarmi a portare le mie ansie, di cancellarle, di prendere su di te i miei pesi, affinché io possa essere libero, affinché io possa essere libera dai miei pesi. E concentrarmi sulle cose importanti della mia vita e della mia vita in te. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.